fazzoletto ce l'ho. Le sigarette pure. Forse l'ombrello lo potevo lasciare a casa. Ma nonno, se poi piove. Io ste gite collettive le odio, ma ho fatto bene a venire, almeno posso parlare a Gabriele. Oddio, eccola. Calma, Guirino, non ti emozionare. È una parola. Guirì, stiamo al 72esimo chilometro, ancora non hai detto una parola. Le potrei dire di quando sono arrivato secondo al torneo di ping pong. Sì, sai che gliene importa. Che confusione. Meno male che lei parla poco. Veramente sono di poche parole per natura. E penso molto? Sì, effettivamente penso molto. Mi fa piacere che lei l'ha notato. Lo sa che le prime volte che passava nel nostro ufficio con quell'aria severa mi metteva paura? Mi dispiace di averle dato questa impressione, perché anzi io di solito sono molto allegro dentro. Allora sono io che le faccio questo effetto. No, affatto, anzi. Lei. Senta, non cerchi di farmi dei complimenti. A me piacciono molto più i tipi come lei che quel genere lì. Grazie. Non c'è di che. Aguirre si mette bene. Adesso non devi perdere terreno. Forse la dovrei farire un po'. E se le facessi quel giochetto che mi hanno insegnato al terminillo? E già, ma ci vorrebbe la neve, mannaggia.